Chi l'ha visto? Anticipazioni stasera. Federica Sciarelli, ore di apprensione. Nella prossima puntata di Chi l'ha visto il caso di Cata, la bambina scomparsa da Firenze. Ore di grande apprensione per la sorte della bambina peruviana di 5 anni sparita sabato pomeriggio da Firenze. E proprio con questo caso Federica Sciarelli aprirà la puntata di Chi l'ha visto di questa sera, mercoledì 14 giugno 2023. Continuano senza sosta le ricerche della piccola e la madre ha alcuni sospetti su chi possa averla rapita. Del caso se ne stanno occupando anche le altre trasmissioni di attualità, come Storie Italiane, in onda tutte le mattine su Rai 1 con Eleonora Daniele. Chi l'ha visto? Questa sera si torna anche sulla scomparsa di Daniele Potenzoni. Non solo la misteriosa sparizione di Cata, nella puntata di oggi del programma condotto da Federica Sciarelli i riflettori saranno puntati di nuovo anche sull'inspiegabile scomparsa di Daniele Potenzoni, svanito nel nulla ormai 8 anni fa, mentre si trovava a Roma diretto ad un'udienza del Papa. Un caso, quello di Daniele, che chi l'ha visto ha seguito a lungo negli anni, ma del giovane non si è trovata traccia. Nel corso della diretta interverrà il papà di Daniele Potenzoni, che commenterà un video circolato negli ultimi giorni, relativo ad un uomo con il naso schiacciato, molto somigliante al figlio. Può essere proprio Daniele? Infine, dal sito dell'ufficio stampa della RAI, che nelle ultime ore ha divulgato le anticipazioni della puntata, apprendiamo che la conduttrice si occuperà anche della storia di Stefano, un 42enne romano trovato senza vita nell'infermeria di un carcere in Sardegna, dove era stato portato per una testimoniare nel corso di un processo. I suoi familiari non credono assolutamente alla tesi del suicidio. Con Federica in studio interverrà Marisa, sorella di Stefano. Ultimo mese di programmazione per Chi l'ha visto, che finirà il 19 luglio. Ovviamente nel corso della diretta non mancheranno tanti altri casi di scomparsa e misteri irrisolti di vario genere, ma anche appelli urgenti per persone che sono in difficoltà. Come sempre, in caso di segnalazione i telespettatori potranno mettersi in contatto con la redazione tramite social, via posta elettronica o per telefono. Ricordiamo che le prossime puntate saranno le ultime di questa stagione della trasmissione di Federica Sciarelli, che tra un mese si fermerà per l'estate e tornerà a metà settembre. L'ultimo appuntamento è fissato per il 19 luglio, ma non sappiamo se si tratterà di una puntata in diretta o registrata in anticipo, nelle stagioni precedenti le ultime puntate non sono state in diretta.